A 20 anni dalla morte di Mattei, però, anche alcuni dei suoi più decisi oppositori di un tempo esprimono su di lui un giudizio diverso. Questo è William Stott, che per molti anni è stato direttore generale della Exxon, appunto una delle sette sorelle. Non ho mai pensato a lui se non come a un avversario leale, qualcuno che cercava di cambiare o modificare il modo di vivere della mia compagnia. Poi ho cominciato a rendermi conto che nel suo tentativo di cambiare il modo di vivere della compagnia, egli faceva esattamente quello che avrei fatto io se fossi stato nella sua posizione. Era un italiano ben deciso nel cercare di far assumere al proprio paese un ruolo importante. Voleva che la sua compagnia assumesse la posizione che lui riteneva giusta rispetto a tutte le altre compagnie petrolifere del mondo e anche rispetto alle altre compagnie del suo paese. Questo è quello che pensavo di lui in quel periodo. Durante i nostri incontri l'ho valutato e ho spesso pensato a lui tra me e me. A volte ero, starei quasi per dire furibondo, ma non è esatto, diciamo piuttosto arrabbiato nei suoi confronti, perché mi si opponeva. E io sono sempre stato uno al quale piace sapere perché una certa persona la pensa in un determinato modo. In questo caso facevo contemporaneamente un favore a me stesso, perché nel tentativo di scoprire il suo sistema di pensiero, di vedere se esso era dettato da perfidia, arroganza o mancanza di integrità, consideravo la possibilità di pormi in futuro nei suoi confronti nella maniera più adeguata. In Enrico Mattei non ho mai scoperto motivazioni negative. Egli era un uomo audace, talvolta arrogante, ma ho sempre avuto la sensazione che la motivazione dominante della sua posizione fosse il desiderio di dare al suo paese una fetta maggiore delle ricchezze del mondo.